Il concorrente numero 13, quindi siamo a buon punto rispetto allo spettacolo. Mi immagino che i giurati staranno già lavorando, hanno già, diciamo, avete già visto oltre la metà dei concorrenti. Chris Odia, il prossimo cantante. Il suo nome artistico è Amazing DJ Chris e dice: canto e faccio il DJ. Eccolo qua. Ha iniziato a fare il DJ, pensate, a soli 4 anni, quando a una festa c'era un grandissimo DJ nigeriano, DJ Max Kings, e dice: gli sono stato vicino per vedere come funzionava il mixer e lui me l'ha fatto provare, e da lì è nata la sua passione. Il primo singolo cantato è già su YouTube, il primo singolo di Chris Odia, e si chiama Tortorimi, è giusto? Sì. No? Sì. Come si chiama? Tortorimi. Tortorimi, abbiamo sbagliato l'accento, ora sappiamo perché, bisogna dire che è in inglese e dialetto nigeriano, vero? Esatto. Significa qualcosa Tortorimi? Mi piace e amo quello che faccio. Ah, benissimo. È stato realizzato in Nigeria ed ora per noi il nostro ospite eseguirà Chiamami Chris e grazie, vero? Perfetto, signore e signori, Chris Odia. Chiamami Chris, sulle mani. Dice numero uno, se hai dubbi cerca su Google, oh, su Italia uno, come me non c'è nessuno, faccio quello che per me è giusto, non guardo in faccia nessuno, sono 10 anni appena, gentile ti invito per la cena, dopo mi incontro in arena, in questo gioco sono come una iena, forte uragano Katrina, chiedo stop al bullismo, razzismo e cyberbullismo, fa male, ma per te sembra normale, è un gesto molto fatale, ci deve essere libertà uguale, unità, mentalità giusta, va bene, questo mi gusta, vengo alla scuola per primo e penso che sia giusto per diventare qualcuno, grazie a Miss Friends and Fans, senza di voi non sono nessuno, andiamo avanti tutto a gas, ora non ci ferma più nessuno, oh, non ci ferma nessuno, ho la vita tutta davanti, prendo consigli ma non facendoci degli altri, sono tutti i miei fatti, così ora vado avanti, ora chiamami Chris. Grazie a tutti quanti.
per alcuni ringraziare è difficile, ignorare è inutile, ricordare è solo chi ringrazia che può sempre ricevere. Bisogna sempre apprezzare la gente nel bene o nel male, altrimenti le cose vanno male. È naturale ringraziare, per questo a tutti voi dedico questa canzone. All'inizio era difficile, quando parlavo in giro di essere un DJ e delle mie canzoni si mettevano a ridere, sembrava il sogno irraggiungibile, ma con il vostro coraggio avete reso tutto più facile. Punto più in alto perché c'era il mio limite, insieme al nostro limite, per questo dico grazie a voi che mi state vicino, grazie a tutti quelli che ci tengono, grazie a tutti quelli che non credono ma al giorno d'oggi ho la possibilità di farvi credere. Grazie a tutti quanti, come voi non ci sono altri. Grazie, grazie, sono senza parole ma dico solo grazie. Oh, grazie a voi che mi state vicino, grazie a tutti quelli che ci tengono, grazie a tutti quelli che non credono ma al giorno d'oggi ho la possibilità di farvi credere. Grazie a tutti quanti, come voi non ci sono altri. Grazie, grazie, sono senza parole ma dico solo grazie. Oh, grazie. Bene, allora adesso ci avviamo verso la fine dello spettacolo e chiamiamo sul palco il concorrente numero 14, sempre per la sezione canto. Che facciamo noi questi versi qua, ragazzi. Che allora, brave, che agili. A te. E tere. A te. Queste bimbe e sti danskalar. Grazie. Bene. Grazie a voi e complimenti per la vostra contorsione. Proseguiamo con il numero 17 e è ancora è un duo. Cantanti Mario Giarola ed Erika Marvulli. Sono due ragazzi che sono cugini e cantano insieme, cantano da quando sono piccoli, ma soltanto recentemente hanno deciso di fondersi in un duo. Mario Giarola ha 19 anni e ha studiato per 5 anni all'Accademia Superiore di Canto di Verona. Erika Marvulli ne ha 18, abita a Legnago e prende da un anno lezioni di canto e di pianoforte. Questa sera eseguono bravi ragazzi. Ok, fatto.